Allora, dicevamo poc'anzi, Benedetto Della Vedova, senatore di Scelta Civica, nonché presidente dell'Associazione di Cultura Politica Libertiamo. Grazie. Grazie a voi dell'invito e dell'occasione di discussione. Anch'io, visti i tempi oltre che il ruolo, poi mi soffermo sulla legge elettorale che è in discussione oggi, anche perché il mio auspicio è che si arrivi in fondo e si approvi questa o una legge modificata e quindi diciamo non sia più il tempo di discussioni solo teoriche che pure abbiamo avuto in questi anni dopo l'abbandono del Mattarellum in particolare, perché io poi alla fine mi è sfuggita la vera ragione per cui si passò dal Mattarellum al Porcellum. Io che pure già mi occupavo attivamente di politica, non mi sembra che ci fosse una discussione pubblica così forte rispetto alla necessità di superare, ma fu solo una ragione interna alla logica politica del centrodestra, mentre oggi giustamente siamo in una discussione pubblica, in una richiesta pubblica, dopodiché io credo che si debba stare attenti molto in questa fase alle varie retoriche. Io penso che l'Italia quello che rischia lo rischia perché si fa travolgere dalle onde di retorica, ivi quella compresa sulla politica, sui politici, sui partiti. Io dico sempre che se noi con gli standard della discussione pubblica italiana, se fossimo in Germania, chiunque si sentirebbe autorizzato in qualsiasi trasmissione televisiva di quelle che vanno per la maggiore in Italia, in cui persone che magari non sanno molto o sanno poco o sono lì proprio perché non sanno molto o nulla di politica, direbbero ad Angela Merkel: signora Merkel, adesso basta, lei è in Parlamento dal 90, insomma è ora che vada a lavorare. Quindi questa retorica per cui la politica è una cosa così che insomma si può fare, è bene che la facciano gli italiani in modo transitorio e quasi hobbistico, e che tutte le responsabilità sono della politica, quasi che ci sia la possibilità di dire vabbè, prendiamo i 900 deputati e qualche centinaio di consiglieri regionali, li togliamo, ne mettiamo degli altri possibilmente che non abbiano mai fatto politica e l'Italia rifiorirà come un giardino. Non è così, ma questo è lo stilema della comunicazione potente di Grillo, no? Che lui dice: ma no, non è colpa vostra, è colpa loro. Questo è una cosa che l'Italia ha vissuto ciclicamente, quantomeno nell'ultimo secolo, no? Quindi sgombriamo il campo da queste retoriche, il che non significa salvare la partitocrazia per quello che è stata, per quello che ha fatto e non ha fatto, ma tenere un po' più insieme le cose, insomma. Cioè, il destino di un paese purtroppo non coincide con le qualità della classe politica, perché sarebbe sufficiente cambiarla o delle decisioni. Le riforme si fanno o non si fanno, parlo non solo ai partecipanti al seminario ma agli ascoltatori di Radio Radicale, sanno che avere ragione, dire la cosa giusta, proporre la riforma giusta non è sufficiente, perché il paese ti ascolta, non ti ascolta, gli interessi prevalgono, eccetera. Quindi vengo al tema di queste giornate. Io trovo assai positiva l'accelerazione impressa da Renzi, dal cambio di segreteria del PD, poi non siamo qui a discutere, almeno non io, nei dettagli della segreteria del PD, del suo segretario, di questo cambio, ma trovo assolutamente positiva questa accelerazione, il che mi fa digerire anche
che questo porti all'ennesimo rilancio nella vita pubblica e nella vita politico-istituzionale in Italia. Tardi e soprattutto di gravi errori, ivi compresi quelli istituzionali. Non nel disegno istituzionale, io nel 2006 feci il referendum per il sì alla riforma Berlusconi-Calderoli, che pure era piena di schifezze, ma che era una riforma costituzionale approvata, organica con tutti i suoi errori. Che rivedeva il titolo quinto nel modo giusto, che rivedeva il bicameralismo nel modo giusto come obiettivo. Insomma, bisognava votare no a quel referendum, cioè tenere ferma quel disegno di riforma costituzionale e cambiarlo, e sarebbe stato molto meglio. Quindi questa accelerazione è un'accelerazione positiva. Io ero in Commissione Affari Costituzionali al Senato, ho litigato fino all'ultimo giorno con PD e alla fine Nuovo Centrodestra perché si arrivasse quantomeno a votare un ordine del giorno per dare l'idea che comunque si faceva la legge elettorale. Non è stato possibile per una serie di veti, di blocchi, di invidi eccetera, quindi questa accelerazione è positiva e quindi mi fa digerire anche il recupero di protagonismo di Berlusconi, in particolare se tiene assieme l'accelerazione di un treno con tre vagoni, la legge elettorale, la riforma costituzionale, e questo non è solo un auspicio, riforma costituzionale per i due punti individuati, cioè bicameralismo, poi decidiamo se il Senato raderlo al suolo o riflettere un attimo non avendo come unico obiettivo, non stavo proprio pensando a te in questo anche caso, anche perché sei un senatore che apprezziamo, non mi permette mai, ma... no, ma voglio dire, purché si rifaccia al Senato non avendo come unico obiettivo quello di dire ma io stavo pensando a chi l'ha lanciata questa proposta, avendo solo l'ossessione di avere dei senatori che non percepiscano un'indennità. Ecco, credo che se pensiamo ai prossimi 30 anni dell'Italia, questo è un tema. Ce lo possiamo permettere comunque come paese? Sì, no, ma è un, non so, il professore che ha studiato questo tema, insomma, va benissimo il bicameralismo. La riforma del titolo quinto, che è un tema meno appealing dal punto di vista della pubblica opinione, ma è più strutturale per il governo dell'Italia, cioè una redistribuzione più intelligente di quella che fece il centro-sinistra di poteri tra regioni, è stato centrale. E poi terzo vagone, perché siccome se si fanno le riforme nel frattempo ci vuole il governo, una ripartenza del governo Letta, possibilmente punto e a capo, 10 mesi alle spalle con due ipoteche, la vicenda giudiziaria di Berlusconi, il congresso del PD, ipoteche completamente diverse l'una dall'altra ma ugualmente frenanti, oggi bisogna ripartire, riscrivere un programma di governo e ripartire. Quindi non solo legge elettorale. Questa legge elettorale chiaramente viene avanti come legge elettorale di compromesso. Sui temi che si discutono, io penso a no al ritorno delle preferenze in via di principio e anche nello specifico. Il dato che veniva citato prima, banalizzo, ma i numeri sono grosso modo questi, in Calabria c'è l'85% di voto preferenziale sulle regionali, in Lombardia del 15%, sono due dati sbagliati entrambi, ma sono il dato di fatto di oggi, sbagliato perché se c'è la preferenza 85% c'è qualcosa di sbagliato, sbagliato se le preferenze sono solo il 15% perché vuol dire A, che le persone ormai sono abituate a scommettere su una leadership, su un progetto politico, e se ci sono pochissimi voti di preferenza la possibilità di manipolare l'esito è grandissima, perché si è visto coi caseggiati della periferia di Milano, perché se chi esprime la preferenza è una minoranza dell'elettorato. È vero che le preferenze ci sono, il Parlamento europeo, regioni e comuni, ma nel Parlamento europeo
Sì, la lobby degli agricoltori può spingere per avere un agricoltore che difenda in un contesto come quello i propri interessi, ma non c'è un affidavit diretto su un interesse specifico che possa muovere cose sbagliate. Sulle regioni e i comuni già vediamo cosa succede, e non parlo della Calabria, parlo della Lombardia rispetto al voto di preferenza. E siamo comunque in presenza di assetti istituzionali del simul stabunt simul cadent, per cui poi sono due elezioni dirette di presidenti o sindaci che contano, e che se non puoi mandarli a casa per metterne un altro, per si scioglie anche il consiglio. Io credo, e questa sarà anche la nostra proposta, che nel quadro dell'Italicum cosiddetto si possano invece proporre più utilmente i collegi uninominali. Non sto a descrivere il meccanismo possibile, ma è possibile, altrimenti i collegi plurinominali dal mio punto di vista sono molto meglio che liste con preferenze. Sulla soglia io credo che ci sia un problema di costituzionalità e di ragionevolezza. Noi avevamo presentato una proposta che prevedesse il doppio turno obbligatorio, non eventuale, a meno che una coalizione, una lista superasse il 50%. Perché mi sembra comunque il meccanismo migliore, oltre che evocare, è stato detto prima, un presidenzialismo, comunque una investitura diretta, perché al secondo turno è chiaro che giochi sulla figura dei due leader delle due coalizioni. Però se non è obbligatorio eventuale, io credo che la lista vada, la percentuale vada alzata, anche per evitare effetti aberranti, perché in questa situazione qui, se un partito fa il 25%, c'ha il 27%, c'ha due partiti in coalizione che fanno 1,4, 1,4,01, arriva al 35%, col 27% si piglia il 53-55% di seggi. Però che è dato la coalizione proprio. Il premio dato alla coalizione, ma nello stato attuale, se i due partiti, diciamo i junior partner della coalizione, non arrivano al 5, allo stato attuale del testo, concorrono ad arrivare al 35%, ma non beccano un seggio, e quindi un'ipotesi non totalmente di scuola. Se alzi questa soglia e magari abbassi la soglia del 5%, questa ipotesi diventa di scuola, c'è sempre, perché tu puoi fare 10 liste che ti portano il 2%, però insomma diventa l'assetto più ragionevole. Credo che poi, siccome rimaniamo, spero per poco, un sistema bicamerale, magari riusciamo a dare come ultimo esempio una cosa virtuosa per cui si accelera la Camera, al Senato nel frattempo si ragiona, si può portare a termine qualche modifica. Ripeto, ho già detto quali sono le modifiche che io auspico e che noi porteremo, cioè insomma ragionare un po' di più sulle soglie per ragioni di logicità e poi di costituzionalità, e magari tenere questo impianto, visto che c'è un accordo e noi vogliamo che l'accordo si salvaguardi e si migliori, ragionare in termini di collegi uninominali anziché di collegi plurinominali, che è possibile, però tenendolo legato alle altre cose, perché se è un'accelerazione che poi deve portare al voto, io credo che sarebbe l'ennesima occasione persa. Chiudo punto preferenze, di cui si discute molto, anche perché le preferenze, io che ho una certa età, vengo da una famiglia democristiana e mi ricordo che quando c'erano le politiche a casa dei miei, che non partecipavano più di tanto, però erano iscritti, andavano in sezione eccetera, arrivavano a secondo delle varie correnti le indicazioni, Santini eccetera. Dico questo perché allora le preferenze tutte le giocavi innanzitutto nella tua constituency di partito. Oggi, essendo i partiti una cosa liquida, e alla fine non credo proprio che questo sia un bene, faccio il confronto con la politica europea, non con quella americana,
che si regge e il rapporto con la società e l'osmosi in qualche modo con la società viaggia molto attraverso il partito. Oggi che non in questa fase, tranne forse un po' nel PD, ma insomma neanche le primarie per l'elezione dei parlamentari secondo me non hanno dato risultati entusiasmanti, ma insomma le preferenze in un sistema poi senza partiti secondo me sono disgreganti, mentre noi abbiamo bisogno, fatica di Sisifo perché in questi 20 anni non si è riusciti, abbiamo bisogno invece di costruire 2.0, 3.0, 4.0, ma davanti secondo me ancora ci dovrebbe stare la parola partito, come in Gran Bretagna, in Germania, in Spagna, e quindi il problema che si pone, e chiudo, nella selezione dei candidati è la trasparenza, ma che passa innanzitutto per la costruzione di organizzazioni a base democratica che siano, che rappresentino i partiti per i prossimi 10-20 anni. Poi si vedrà, io come Claudio ho fatto il parlamentare europeo, nella primavera che precede le elezioni europee, che vengono votate col proporzionale, i nostri colleghi già sapevano quale sarebbe stata la loro posizione in lista, liste rigorosamente bloccate per la Germania, per la Gran Bretagna, per la Francia, eccetera. Anche dove si vota coi collegi, poi per l'europeo si vota col proporzionale, perché nei congressi di partito venivano definite le liste e quindi l'ordine, ed era il partito che sceglieva. Certo, diverso è quando un autocrate, ma questo vale per tantissimi partiti, sceglie. Quindi speriamo che si arrivi in fondo, è un'occasione importante, e evitiamo di fare un tabù di qualsiasi modifica, però io dico speriamo che sia la volta buona.